Eccoci ragazzi, primo video tutorial. L'avete richiesto voi, tutorial pancake, dato che me lo chiedete sempre su Instagram. Ora vi faccio vedere come si fa. Non lo farò io direttamente, lo farà mio fratello. Io riprendo solo, ma la ricetta è uguale, è sempre quella. Anzi, lui li fa, ne fa più di me, quindi probabilmente è diventato anche più bravo. Allora, bilancia e contenitore. Le polveri, che sono farina e proteine, vanno per un totale di 65 grammi. Ora metteremo prima, questa è farina d'avena, 50 grammi più o meno, e poi ci saranno altri 15 di proteine, quindi andremo per un totale di 65 grammi. Io utilizzo sempre 65-70 grammi di polveri e quando utilizzo della frutta nell'impasto, quindi ecco, il totale sono 65 grammi. Ora andiamo a mettere l'albume e ne metteremo più o meno 100 grammi, quindi se utilizzate le uova sono più o meno 3 albumi di uova medie. Ecco qui, 100 grammi. Ora, dato che come agente lievitante utilizzeremo bicarbonato e limone, e per dare maggiore consistenza io utilizzo lo yogurt magro o lo yogurt greco, è uguale perché danno entrambi acidità. Altro consiglio che vi posso dare è utilizzate o il bicarbonato o l'idrolitina, una cosa del genere, si chiama in un certo modo e dà lo stesso effetto, quindi più o meno andremo a mettere 50 grammi di yogurt. Sia che greco e magro, se è greco di solito ne utilizzo un po' di più perché non dà la stessa consistenza. Questo è il prodotto che ora andremo a mescolare. Ovviamente ragazzi le dosi le potete gestire in base ai vostri macro, ma la grandezza del pancake non cambia, da 65 a 80 grammi di farina non cambia, cambia solo un pochetto la consistenza. Quindi cercate di mescolare in un senso perché crea meno grumi. Ora, così come quando fate i lievitati salati non mettete insieme il lievito e il sale, qui il bicarbonato lo mettiamo dopo. Quindi dopo che abbiamo creato un po' l'impasto mettiamo una punta di cucchiaino di bicarbonato, quindi circa mezzo cucchiaino, e andiamo a creare l'effetto effervescenza con il limone, quindi un paio di gocce di limone, vedete che fa subito effetto, e continuiamo a mischiare. Ora vi faccio vedere il padellino che utilizzo mentre mio fratello continua a mischiare. Il padellino che utilizzo è così, è di 18 cm, è grande come la mia mano. E ora andrò a metterci leggermente un goccino d'olio, oppure se avete potete utilizzare il PAM, che è l'olio spray, cercando di non far casini con una mano sola. Un goccino d'olio, e cercherò di toglierlo leggermente con della carta Scottex, quindi, e disporlo su tutta la padella. Accendiamo e la facciamo riscaldare per un paio di minuti. Vi consiglio, se utilizzate la frutta, di metterla sempre nell'impasto se volete un risultato maggiore, cioè una crescita maggiore di volume, perché la frutta nell'impasto, così come magari se mettete della frutta secca, ne aumenta assolutamente il volume, quindi è un consiglio che vi do. Poi la potete mettere anche sopra, vedete voi. Ora, mentre la padella si riscalda e mio fratello finisce di girare l'impasto, altri consigli che vi posso dare è utilizzate magari la farina di cocco per fare pancake se avete meno macronutrienti, e lì aumentate un pochetto la percentuale di liquido, quindi che sia albume o che sia acqua, perché la farina di cocco ne assorbe di più e dà una consistenza che a me piace particolarmente. Ora abbiamo l'impasto, lo versiamo in padella,
Vedete, è comunque abbastanza liquido proprio perché il padellino ci permette di cuocerlo anche ai lati e non ci rimarrà comunque liquido, comunque diventerà semisolido. Ora andiamo ad aggiungere la banana o la frutta. La frutta la potete mettere, se magari utilizzate la mela, la potete mettere anche a tocchetti nell'impasto e versare tutto insieme. Mio fratello che utilizza la banana preferisce mettercela sopra e poi, come vedrete, la spingerà più giù nell'impasto in modo che risulti a prodotto finito, risulti essere al centro. Ecco, in questo modo così cuoce. Ora, forchetta in questo modo e non, così non attacca il pancake sopra ora che gonfierà e lasciamo cuocere per circa 3 minuti, fiamma sempre alta. Ecco ragazzi, vedete che il pancake ha cominciato a cuocere, sopra sono uscite le bollicine, ora mio fratello lo andrà a girare. Prima lo solleviamo un pochetto con la forchetta, inseriamo la paletta giù. E con questa tecnica, in modo da non far scivolare l'impasto, lo andiamo a girare. Vedete? Ora si comincia a gonfiare ancora di più. Rimettiamo il coperchio e lo facciamo stare altri 3 minuti e mezzo. Come ultima operazione, dato che lo vogliamo far cuocere bene dentro e il pancake non si brucerà, vedete quanto è bello cicciotto, lo andiamo a girare un'altra volta. Questa è l'ultima operazione che andremo a fare. Ora, come vi dicevo, un minuto il pancake dall'altro lato, quindi più o meno verrà cotto, diciamo, sugli 8 minuti totali ci vorranno e poi sarà pronto. Quindi spero che questo primo tutorial vi sia piaciuto, spero soprattutto che la ricetta dei pancake che mi chiedete ogni giorno e sono felice per questo su Instagram ogni volta che posto un bam boom. Spero di aver risolto i vostri dubbi e soprattutto per tutti coloro che mi chiederanno la ricetta li potrò rimandare a questo video in cui spiego come lo faccio. Il pancake verrà più o meno di queste dimensioni, più o meno non so quanti saranno 8-10 cm. Il padellino è da 18, quindi non è eccessivamente piccolo. Ora mio fratello l'ha aperto, ve lo faccio vedere. Ecco, vedete la banana in mezzo. Questo è la dimensione, come vi dicevo, spero si veda. E ragazzi, il video si è prolungato tantissimo. Io ora mi bevo il tè e poi vado a studiare. E noi ci vediamo con il prossimo tutorial oppure con il prossimo vlog.